Amici sportivi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Torna il duo Gabbino 90 Stunner Jack. Bella ragazzi. In questo nuovo episodio affronteremo Udinese, Inter, Atalanta e Napoli. Giornata 17 al Blue Energy, stadio dell'Udinese. Esposito Luvumbo, palla di ritorno, Esposito, destro per il piazzato vincente al nono minuto. Passiamo noi. Mamma mia, dopo che l'Udinese è stata pericolosa, passa in vantaggio il Catanzaro con il gol di Esposito. In verticale per Luvumbo, entra in area, sinistro, ancora Okoye a metterci una pezza. L'Udinese ci prova con Arezzo, va a calciare da lato corto dell'area di rigore, eravamo un po' defilati. Va a sparare però questa conclusione alle stelle. Finisce così alla Blue Energy tra Udinese e Catanzaro, il risultato è di 1-0 per la squadra di Vivarini. 18esima giornata di campionato, al Ceravolo arriva l'Inter, quinta in campionato. Occhio all'Inter con la conclusione di Çalhanoğlu. La palla non va oltre il palo sinistro difeso da Turati. Fino in fondo Gallo, va col mancino, vola Kepa alla sua destra. Attacca l'Inter, Jackson destro, punisce la squadra di Vivarini al 71esimo con un piattone morbido. Insiste l'Inter, Lemar destro, Turati vola evitando così il raddoppio dell'Inter alla sua destra. Palla sul secondo palo, Almaquist, arriva il pareggio nel finale. Mamma mia, contropiede a sorpresa, Infantino fa tutta la fascia destra, la mette in mezzo per Almaquist che spiazza il portiere. 1-1 al Ceravolo tra Catanzaro e Inter. Stadio Gewi Stadium di Bergamo, 19esima giornata di campionato e l'ultima di andata. Calcio di rigore dopo 6 minuti con il difensore dell'Atalanta che atterra Ucoli, che atterra Esposito. Rigore Catanzaro, va Esposito col cucchiaio, è 1-0 a Bergamo. Mamma mia, freddezza di Esposito, cucchiaio dal dischetto e porta avanti il Catanzaro. Lozek, l'ex Bayern, a rimorchio per Reina che sbaglia clamorosamente a tu per tu con Turati. Buona. Si gira bene Esposito, Luvumbo, è 2-0 alla mezz'ora. Mamma mia, ancora grande azione il Catanzaro che smarca Luvumbo e la mette dentro. 2-0. Popescu, avanza in solitaria Popescu, centralmente Esposito per il 3-0 dei giallorossi. Mamma mia, forse la chiudono qui il Catanzaro con il 3-0 di Esposito a porta vuota. Caione, palla sopra per Luvumbo, la mette giù col ginocchio, dentro per Esposito con l'esterno del piede sinistro, è tripletta. Mamma mia, che Esposito è in giornata, tripletta per lui e 4-0 all'Atalanta. Finisce così al Gewi Stadium di Bergamo, il Catanzaro rifila un poker alla squadra nerazzurra. 20esima di campionato, la prima di ritorno, ultima dell'episodio al Ceravolo, Catanzaro-Napoli. Finalmente dopo essere tornati a vincere in quel di Bergamo, cerchiamo di dare continuità all'ultima vittoria. Osimhen, Osimhen destro, Turati mette in angolo, prima occasione per il Napoli. Insiste ancora Osimhen che inventa un gol pazzesco dal limite dell'area di rigore, va a scagliare questo destro potente sotto il 7, è 1-0 al Ceravolo per la squadra azzurra. D'Angelo, Esposito, posizione regolare, destro, va a calciare alto da ottima posizione. Occhio Osimhen che si gira bene,
ai danni di Zanotti, bravo però Turati a restare in piedi fino alla fine. Finisce così al Ceravolo, il Napoli batte il Catanzaro 1-0. Prima di chiudere l'episodio, cari amici sportivi, torniamo a leggere la classifica di Serie A Team, perché era qualche episodio che non leggevamo la classifica italiana, visto che eravamo più occupati a pensare al gruppo C di Champions. Detto ciò, la Juventus è al comando con 48 punti, segue Napoli 45.041, Roma 39. In Champions League, poi in Europa League troviamo l'Inter per il momento con 38 punti, Conference League per la Lazio a 35, fuori dalle competizioni europee sia il Catanzaro che la Fiorentina, zona retrocessione. Troviamo a sorpresa la Sampdoria con soli 10 punti, Parma 14, Monza 17, occhio perché il Torino è lì e rischia comunque la retrocessione a 2 punti dalla squadra brianzola. Stanerjack, è stato comunque un episodio così, 2 vittorie, un pareggio, una sconfitta, non riusciamo ad ingranare in questa stagione, soprattutto nel campionato di Serie A, siamo ottavi, 31 punti. Siamo lontani dalla Champions, ben 8 i punti ci separano dalla squadra giallorossa. Sì, stiamo arrancando molto in campionato perché abbiamo speso molte energie per la Champions, per passare il turno, però il campionato è lungo e 10 punti, 8 punti dalla Champions sono tanti, però vedremo nei prossimi episodi. Noi, cari amici sportivi, vi salutiamo. Dal prossimo episodio inizieremo con il farvi vedere il tabellone della UEFA Champions League, il quadro completo degli ottavi di finale. Mi raccomando, come al solito, non perdetevi questi episodi. Un saluto da Gabino 90 e Stanerjack. Bella.